Sari. Ciao Sofì. Come stai? Tutto bene, tu? Anche io tutto a posto, ma questa maglia? È la maglia di Libera, e non la conosci? No, e che cos'è Libera? È un'associazione a livello nazionale che si occupa di promuovere la cultura della legalità e della giustizia contro la mafia e contro la corruzione. Unisce migliaia di persone, centinaia di gruppi da tutte le province italiane con, diciamo, tutte le realtà diverse. Ah, oh, interessante, non l'avevo mai sentita. Mm. Libera. Guarda, Libera potrebbe essere divisa in presidi che appunto presidiano a livello territoriale ogni zona. Una grande conquista di Libera è stata la legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, e, che ad esempio in Sicilia sono più di 5.000, e poi si organizza, diciamo, per informare nelle scuole, l'educazione scolastica, anche con campi di formazione estivi. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell. Ciao! Ciao! Come è iniziata questa esperienza e perché? Allora, questa esperienza è nata anni fa dall'incontro con dei ragazzi di Lodi che sono venuti qui nella nostra scuola. È nata l'idea dal professor Malantrucco, poi col tempo è diventata presidio, siamo cresciuti sempre di più e io mi ci sono segnata perché sentivo che mi mancava qualcosa a livello scolastico, perché questa associazione ti dà l'opportunità di parlare di cose che non vengono mai trattate a scuola, anche perché ti dà degli spazi che mancano secondo me nella scuola, che ti permettono di crearti una tua opinione, esprimerla e confrontarla con quella degli altri e ascoltare anche la tua opinione degli altri. Ciao! Quali sono state le esperienze particolari che hai fatto con Libera? E quali ti sono piaciute di più? Allora, diciamo che secondo me l'esperienza centrale che ti offre Libera è la giornata della memoria, organizzata tutti gli anni nelle diverse città d'Italia, e poi eventi interessanti come spettacoli organizzati dai carcerati nel carcere di Bibbia. Abbiamo partecipato, ogni anno partecipiamo alla settimana Catacomos a Torino, poi siamo presenti a livello territoriale con banchetti, giriamo per le scuole per farci conoscere. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Ciao, ciao. Hai partecipato ad altre esperienze simili a Libera, tipo della scuola? Guarda, la cosa bella di Libera è che ti apre tante porte, ti mette in contatto con tante persone, tante diverse associazioni, e quindi insomma poi inizi un cammino che a un certo punto finisci da solo, conoscendo appunto nuove realtà. Ciao! Ciao! Ha contribuito al tuo sviluppo personale l'esperienza di Libera? Tanto, sì, perché prima di tutto io sono stata Libera quasi tutti gli anni del liceo, quindi ci sono proprio cresciuta. E quindi proprio a livello personale mi ha insegnato a relazionarmi con, insomma, tante persone, ecco. E poi una cosa importante è che mi sono accorta, quando sono uscita poi da scuola, che ha proprio creato una diversa consapevolezza, un diverso senso critico e senso civico, quindi che parte dal fare caso alle più piccole cose, come ad esempio una persona che non ti fa uno scontrino, ecco, quindi sì. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's... Ciao! Ciao! A cosa ti servi? A cosa pensi di servire nel futuro? Allora, mi sono accorta quando è finito il liceo che si era creata proprio una rete sociale fortissima tra chi aveva partecipato appunto al progetto e anche tra appunto gli interni al progetto e le persone che abbiamo conosciuto al di fuori. E mi sono accorta che è una rete davvero forte che dopo anni appunto è resistita. Noi ogni anno ci rincontriamo nei vari eventi. Ciao! Ciao! Come saresti oggi se non avessi partecipato al liceo?
partecipato a Libera non avrei la consapevolezza che ho adesso, non avrei quel senso critico di crearmi sempre una mia opinione su tutto e confrontarmi con quella degli altri, non avrei anche questa cultura proprio della legalità, di andare contro qualsiasi tipo di atteggiamento mafioso, atteggiamento corrotto. So wake me up when it's all over.